Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Balconi TV Bologna. Io sono Baba e oggi sono in compagnia delle Paolo Doesn't Play With Us, che ci suoneranno Spiderweb e poi faremo un paio di chiacchiere. Ci vediamo dopo. I go a little spider.
Ciao, sono tornata. Grazie mille veramente a Laura e Giulia per essere qui con me oggi sul balcone. Grazie mille, mi piace un sacco la chiusura in maggiore, figata. Così, piccolo inciso tra di noi, scusate, è vero che ci siete anche voi. Allora, iniziamo da quella che è la classica domanda che facciamo, insomma, più o meno sempre, un po' per rompere il ghiaccio, anche un po' perché è un interesse, diciamo, un po' di tutti. Le girls hanno scelto il nome di Paolo Doesn't Play With Us. Chi è che mi risponde sul perché avete scelto proprio questo? Passa la palla. No, vabbè, allora Paolo in realtà è un po' in tutti noi, cioè nel senso c'è e non c'è, nel senso che a volte sparisce, a volte ritorna. È una persona fisica, ma in realtà anche una persona molto mentale. Suona la chitarra, Paolo, suona la chitarra. In realtà non si è capito ancora molto bene, però abbiamo deciso così di comunque categoricamente definire che lui non suonerà mai con noi. Quindi questa è una realtà dei fatti. Mi dispiace, Paolo, se ci stai ascoltando, è così. Perdonale Paolo, ma non sanno quello che fa. Esatto. E domanda così estemporanea, voi due come vi siete incontrate? Vi conoscete da una vita? Siete amiche? Come avete iniziato a suonare insieme? Sì, no, ci conosciamo ormai da diversi anni. Aspetta che facciamo uno spostamento microfoni. Da diversi anni collaboravamo in altri progetti musicali, ci siamo conosciute un po' per appunto altri progetti e poi da 2 o 3 annetti ormai ci sopportiamo vicendevolmente in questa... e anche supportiamo, ma soprattutto sopportiamo e vicendevolmente in questa avventura nuova. Sì, comunque sono già diversi annetti. Ottimo. E hanno appena suonato Spiderweb, che è contenuto nel loro primo album e per adesso unico album, che si chiama Reversal of Fortune. Che cosa troviamo in questo album? Quanti brani sono? Come è stata la scrittura? Nel senso, avete scritto a 4 mani o una di voi è arrivata e ha portato il pezzo? Non rubo parole. Io. Oddio. Come vuoi, guarda. Mi carico io, no, perché dopo la Giulia in serbo un'altra chicca da fare. Allora, no, sì, il disco è fatto di 9 brani, se non erro, perché ormai è uscito più di un anno fa e la nostra memoria ovviamente è un po' corta. Sono 9 brani e alcuni che erano già stati magari scritti in precedenza o da me o da Giulia e altri invece che sono venuti fuori proprio da un frutto del lavoro insieme di questi anni. E Spiderweb in particolar modo, il brano che vi abbiamo fatto oggi, ci tengo particolarmente perché è una tematica molto importante per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, e parla dell'omofobia e quindi secondo me è un tema abbastanza molto attuale, purtroppo, come molte forme di razzismo che ci sono tuttora e sono ben presenti. E quindi questo è proprio il primo brano che apre il disco, vuole essere un po' appunto una forma di denuncia in un certo modo, cioè per una serie di gabbie che ci autocostruiamo mentalmente, che non esistono in realtà. Bellissimo, quindi l'avete appoggiata morbida come prima apertura dell'album, bellissimo, scusate, la bolognesità che a volte esce. E invece per quanto riguarda il futuro, che cosa avete? So che avete un sacco di date, che cosa farete quest'estate o comunque insomma nell'autunno a venire? Vabbè, rispondo io, va bene, parlo. No, allora, dunque, intanto stiamo lavorando ai brani nuovi, quindi comunque stiamo lavorando al nuovo disco, ci sono nuove sonorità, cioè diciamo sarà un po' diverso dal primo. Sempre, diciamo, gli strumenti saranno sempre questi, siamo sempre in 2 senza Paolo. E niente, abbiamo un po' di date, effettivamente siamo il 19 giugno a San Lazzaro, Parco della Resistenza, scusami, giugno è già passato, luglio, e poi suoneremo un po' di festival a Perugia, e domani siamo a Schio, a un altro festival, sì. In Trentino, esatto, quindi insomma giriamo un pochello, abbiamo un po' di progettini vari. Adesso aspetti. Album nuovi? Comunque stiamo chiudendo i brani nuovi, quindi mi sa nel 2019, okay. Diciamo più o meno, dai, ce lo diamo come tempo. E quindi per chi volesse vedere questo album, quando uscirà, o comunque vedere le vostre date, diamo i contatti social. So che... Siamo molto social, abbiamo solo Facebook. E quindi basta andare su Faccia Buco e scrivere Paolo Doesn't Play With Us, quindi Paolo c'è anche Instagram, però si chiama Play With Paolo, come la nostra mail, perché vogliamo confondere un po' le acque, così. Comunque Paolo Doesn't Play With Us, lì trovate bene o male tutto, foto, aneddoti, la Giulia che fa dei versi strani.
No, prego, esatto, scusate. No, in realtà non capisco, cioè non sono caputo. Perché mi devi chiedere di quando io parlo normalmente? E allora a quel punto dico, vabbè, ok, va bene, scusate, no. Se vuoi presentare comunque le prossime puntate puoi venire con questa voce, però, per favore. Va benissimo. No, è stupendo, vabbè, bellissimo. Ragazzi, purtroppo vi devo salutare, vi ringrazio veramente tanto di essere stata con me e soprattutto è una figata quando ci sono delle donne qua sul balcone con me, è sempre una bomba, grandi le donne nel mondo della musica, yes! Grazie mille veramente di cuore ad entrambe e grazie a voi che ci seguite e vi mando un bacione. Buona giornata, ragazzi. Alla prossima.